fatto. More than a feeling, that power of love. Io sono molto contento perché sono al Gilda, festeggio il mio compleanno e in più il mio disco. Dov'è? Aspetta un attimo. Allora, eccoci qua. Due vite, ed è una storia molto bella di due uomini, una storia senza volgarità, senza kitsch, senza stupidità. I sentimenti possono essere fra due uomini, fra due donne, fra un uomo e una donna, anche perché penso che l'amore sia universale. Ci siamo incontrati per gioco, lui sposato, separato, con figli, eravamo proprio distanti, due mondi completamente diversi, e poi ci siamo accorti alla fine che volere bene è bellissimo. L'abbiamo intitolato Due Vite, sono sei brani molto belli, c'è cioè proprio la nostra storia, una storia vera che uscirà a metà maggio in tutti i negozi di dischi. Ma soprattutto la gente va in televisione e fa finta di aver avuto di tutto, pur di apparire. Io sono esibizionista e lo sono fino in fondo e lo sarò sempre, però mi piace anche essere vero. E questa è una storia veramente vera, mia e di Massimo. Grazie veramente a tutti e grazie soprattutto a Serena che stasera condurrà questa serata in maniera stupenda. Io lo so, arriveranno molti personaggi, tantissimi, e questo signore dalla telecamera stravagantemente positiva riprenderà tutto. Ci sarà una grande torta con l'immagine del disco, una grande cena, un sacco di ospiti, bellissimi ragazzi, bellissime ragazze, personaggi del mondo dello spettacolo, della cultura, giornalisti, giornalai e soprattutto tantissima gente. Viva la gente e viva la voglia di vivere. Vi voglio bene. Due vite. Mi raccomando di restare con noi per tutto
lo spettacolo, anche perché dopo chiaramente ci sarà il taglio della torta e chiaramente anche l'esibizione stessa dei due artisti, e quindi chiaramente tutte le foto con i vari fotografi, ce n'è uno proprio qua. E quindi, che dire, vi voglio lasciare subito con un momento musicale pensato per voi con Lisa Band e i Contromano. Un bel applauso, ragazzi! Buonasera. Ragazzi, non ho sentito l'applausino, per cortesia, Soprattutto perché questo pezzo di figliuola stasera ha fatto, ha fatto un po' movimentare la serata, all'inizio serata al Gilda, biondissima, grintosissima, si è presentata davanti al pubblico roccheggiando da Dio, sostenuta da questi uomini. Complimenti, Lisa. Grazie. Allora, a questo punto è doveroso presentare gli elementi della band, i Contromano Band. Parte della band, che gli altri sono di là, che si scatenano. Allora, abbiamo Christian, il grande chitarrista. Facciamo un applauso, dai! Applausino! Piace sta ragazza, perché chiede gli applausini come me. Poi, bionde dentro, come abbiamo detto. Abbiamo Marco, grande bassista. Ciao, salutiamo tutto così, molto live, perché qua è tutto così. Succede, accadono delle cose... così, strada facendo, e noi salutiamo e baciamo tutti. Belli! Poi abbiamo Max, tastiere, tutto ciò che riguarda la parte tecnica. E ci vuole l'applausino. E poi abbiamo il batterista che è di là, lo salutiamo, Piero. Non gli facciamo l'applausino perché non è con noi. Non è con noi. E poi ci sono io. E gli facciamo l'applausone. Woohoo! Bella! Allora, questa ragazza davvero, secondo me, vi doma con la frusta, è molto aggressiva ma è anche tanto dolce. Allora, noi vogliamo sapere dove vi esibite, con chi vi esibite, perché so che siete, avete un gran movimento intorno a voi, dai! Diciamo che non ci lamentiamo, giriamo un po' tutta Italia, dal nord, dal sud, siamo sempre in viaggio e ci piace fare questo lavoro perché ci piace trasmettere la nostra musica, la nostra energia e perché no, ci divertiamo insieme agli altri. Certo. Noi stasera abbiamo visto qua al Gilda una situazione molto bella, ovvero tanti artisti, artisti emergenti, artisti affermati come lo siete voi, e poi abbiamo visto anche personaggi del mondo dello spettacolo che appunto si sono, diciamo così, si sono introdotti all'interno della scaletta e si sono uniti molto bene a questo contesto. Andrea Gressi, la Iena, Raidance, che rapporto ha con la Contromano Band? Allora, Andrea Gressi ha un rapporto molto, molto stretto, diciamo, che stiamo preparando alcuni pezzi con lui che inserirà nel prossimo album e faremo delle tournée con lui durante l'estate, lo appoggeremo come gruppo spalla e quindi vi aspettiamo con Andrea Gressi in Contromano.